Sono riprese questa mattina di buon'ora le operazioni di ricerca nella Valle Maiellama, sul massiccio del Monte Velino, dei quattro escursionisti di Avezzano dispersi da domenica scorsa. I dispersi: Gianmauro Frabrotta, 33 anni, Tonino Durante, di 60, i fidanzati Gianmarco Degni e Valeria Mella, entrambi di 26 anni, sono tutti molto esperti di montagna. Intanto è stata ampliata la zona delle ricerche, che stanno coinvolgendo oltre 80 soccorritori, ma per tutti i dettagli abbiamo sul posto il nostro corrispondente, il nostro inviato Marco Prosperini, insieme a Paolo Di Quinzio, responsabile del soccorso alpino. Buongiorno Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì, in questo momento abbiamo il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che è qui con noi, e dunque la situazione è ancora stabile, nel senso che le ricerche che si stanno effettuando non hanno portato nessun risultato positivo. Continuano da questa mattina e proseguiranno probabilmente anche nel pomeriggio fino alle ore 17. Qui abbiamo appunto il sindaco di Avezzano, Di Pangrazio, a cui chiediamo: l'attuale situazione è ancora stabile? Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore? La situazione è molto 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 complicata. È un appello: non interrompete i soccorsi, continuiamo le ricerche, perché questo è quello che vogliono i cittadini di Avezzano, i cittadini della Mazzica e soprattutto i parenti che sono addolorati e stanno soffrendo, come soffre chiaramente vicino ai parenti tutta la comunità mazzicana. La città, l'amministrazione comunale ovviamente è vicina ai parenti tutti. Beh, noi siamo qui vicini, è venuto soprattutto la rappresentanza della protezione civile insieme al sindaco di Maiano, al sindaco di Massadalbe, che stanno facendo tutto il possibile, e sono venuti tanti sindaci questa mattina a portare la loro presenza, la presenza delle loro comunità. Ci stiamo raccogliendo tutti vicino alla famiglia e alle famiglie, soprattutto di tutti, perché erano ragazzi, c'era uno più grande, ma erano tutti notissimi in città, delle persone apprezzate, delle persone chiaramente che mancheranno qualora chiaramente dovesse succedere il disastro. Noi speriamo e preghiamo, continuiamo veramente a pregare, e staremo qui fin quando non verranno trovati, e speriamo di trovarli sani e salvi. Naturalmente, ripeto l'appello: continuiamo le ricerche e non interrompiamo i soccorsi, perché la sfida veramente è una sfida anche umana di tutta la comunità mazzicana. Ecco, appunto, parlava di ricerche, un dispiegamento di forze notevoli. Sono venuti dal nord, dalla Val d'Aosta, dal Friuli, sono venuti da tutta l'Italia, oltre chiaramente al soccorso alpino sia di Avezzano che di tutta la Mazzica. Sono dei ragazzi coraggiosi che veramente io non sapevo, ecco, esprimessero questo grande coraggio, questa grande forza e questa grande solidarietà. Dobbiamo essere fieri di essere non solo mazzicani, ma essere italiani, perché si sta dando una prova di grande solidarietà. E quindi, a nome della comunità mazzicana, veramente ringrazio tutti i soccorritori. Bene, io direi, Fabio, grazie, che qui da Massadalbe è tutto. Ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti. Nel corso del telegiornale, qualsiasi novità, Marco, puoi riprendere la linea per aggiornarci. Ringraziamo Gianni Pangrazzi, il sindaco di Avezzano. A te buon lavoro.